Webradio ilmonti.com, il blog di Andrea Monti. Bentornati amici del Monti.com, oggi giovedì 19 gennaio parliamo di una notizia di cronaca, quella che io ho definito essere di fatto la Caporetto degli imbecilli buonisti. Di cosa parliamo? Parliamo della vicenda di Fermo, sicuramente molti di voi ricorderanno, si trattava di un episodio di cronaca in cui un uomo, Amedeo Mancini, fu protagonista di una colluttazione con Emanuele Cilinandi, un richiedente asilo che appunto era ospitato nella città di Fermo, e a seguito di questa colluttazione il ragazzo di colore, quindi Emanuele, ebbe la peggio. Subito si scatenarono le intelligenze, soprattutto di sinistra, quelle appunto che io ho chiamato buoniste, ma non solo io naturalmente. Ecco, Amedeo Mancini fu dipinto facilmente come il mostro razzista, il mostro di Fermo, e oggi però scopriamo che a seguito di un patteggiamento di cui si è dato notizia proprio questa mattina, bene, Amedeo Mancini non andrà nemmeno in carcere, infatti è stato condannato a una pena di soli 4 anni che però sconterà gli arresti domiciliari e addirittura potrà uscire a lavorare per 8 ore al giorno, in cui sarà di fatto un uomo libero. Mancini, come ricordavo, diciamo, per uno stuolo di quelli che possiamo definire degli zerbini del politicamente corretto, fu fin da subito etichettato come uno spregevole assassino razzista. E invece addirittura pensate che oltre a non dover andare in carcere, ma limitarsi a una piccola, dopo tutto, condanna agli arresti domiciliari, nemmeno dovrà risarcire i parenti della vittima, cioè nello specifico la moglie di Emmanuel. La moglie ha rinunciato ad ogni tipo di indennizzo, se non poche migliaia di euro, per l'esattezza 5.000 euro, che è la cifra necessaria per rimborsare il costo di rimpatrio della salma del marito. Perché ha rinunciato ad ogni richiesta di indennizzo in sede civile la moglie di Emanuele? Perché ha raggiunto un accordo con lo stesso Mancini, pensate, che ha promesso, e quindi ha rinunciato, di denunciare la moglie di Emanuele, che aveva rilasciato diverse dichiarazioni false che appunto avevano aiutato a creare questo quadro in cui inizialmente Mancini fu dipinto come un mostro. Ricordiamo brevemente cosa successe. Successe che Mancini appunto fu protagonista di questa colluttazione. Inizialmente si pensava, meglio, inizialmente tutti l'hanno dipinta come l'aggressione di un uomo bianco. Tra l'altro si sottolineava il fatto che fosse un ultras della squadra locale di calcio, quindi dipinto un po' come un uomo facile alla violenza, un ex pugile, e quindi era per tutti il razzista che aveva sferrato un pugno dopo aver insultato la moglie o tentato di aggredire la moglie di Emmanuel, ed era morto appunto a causa della violenza perpetrata per solo scopo di razzismo. Questa era la denuncia che scatenò tutti, che portò numerosi politici, soprattutto di sinistra, ma anche dei grillini e 5 Stelle, oltre che sindacalisti, subito in piazza con diverse marce. Pensate che addirittura in una di queste marce il parroco locale Don Vinicio Albanesi, con un megafono, arringava la folla dicendo che Emanuele è un martire della libertà e noi lo difenderemo nel rispetto della vita della sua donna e di ogni essere vivente. Bene, oggi poi si scopre, o meglio, si è scoperto addirittura subito dopo i primi giorni, cioè a seguito di banalissime indagini e interrogatori, che la vicenda insomma non era proprio così. La moglie aveva appunto mentito, non aveva detto che fu invece Emanuele ad aggredire lo stesso Mancini. Addirittura Mancini ha subito dei colpi sferrati da Emanuele, che brandiva un palo
di ferro. A quel punto Mancini ha avuto, se vogliamo, la colpa di, naturalmente, di reagire in maniera violenta, sferrando questo punto, questo pugno. Il Emmanuel cadde, pestò la testa e morì a causa della caduta. Naturalmente questo è il classico caso di omicidio preterintenzionale. Questa fu subito l'accusa, e per questo motivo la condanna è stata relativamente lieve. Addirittura sono state eliminate le aggravanti della reiterazione e dei futili motivi. È rimasta, seppur, come specificano gli avvocati di Mancini, molto sbiadita l'aggravante di razzismo, perché ormai era stato costruito un quadro che nel patteggiamento non è stato possibile smontare, ma il dato di fatto è che quello che doveva essere l'omicidio che dipingeva, insomma, questo episodio in cui per la prima volta, forse in Italia, c'era una persona che uccideva per il solo motivo razziale, beh, tutto questo di fatto è svanito. È veramente incredibile come sia passato sotto silenzio tutte quelle parole false che hanno costruito una storia falsa e non vera, che hanno aiutato a farci credere che accadeva ed era accaduto un episodio davvero spregevole, ovvero una persona che uccideva solo perché l'altro fosse di colore. Niente di tutto questo. Si trattava di fatto di una scazzottata, si trattava di fatto del migrante che ha aggredito il Mancini, e probabilmente la colpa del Mancini ad oggi è semplicemente quella di essere un uomo bianco che si è difeso, un uomo bianco che si è difeso contro l'uomo africano, un migrante, e quindi per definizione, secondo qualcuno, parte lesa e vittima a prescindere. Bene, quindi il patteggiamento sta un po' a chiudere questa vicenda che, come dicevo, rappresenta di fatto la Caporetto per tutti quelli che si sono inventati una storiella che non esiste. Probabilmente la condanna e i 4 anni sono arrivati anche a seguito di tutto questo clima che si era creato. Non escluderei che nel caso si fosse trattato di una scazzottata fra due italiani o semplicemente fra due bianchi, probabilmente la condanna sarebbe stata anche minore. Quindi potremmo dire che se qua del razzismo nella vicenda di Fermo c'è stato, è un razzismo, o un classico razzismo al contrario, un razzismo di ritorno, ovvero un razzismo rispetto al Mancini, uomo bianco che ha dovuto subire l'onta di essere il carnefice nonostante abbia subito una vittima. Beh, sarebbe bello che tutti questi imbecilli, quelli che hanno aiutato ad alimentare questo clima e a creare questo caso inesistente di razzismo, chiedano scusa. Sarebbe bello, ma sappiamo che purtroppo non accadrà, ma noi rimarremo qui a denunciare sempre questi episodi di razzismo al contrario, o di buonismo, oppure di trionfo del politicamente corretto, anche a spregio della verità. Web Radio, il Monti.com, il blog di Andrea Monti.